Ciao ragazzi, io sono Reddox, siamo qui oggi nella mia stanza delle armi per andare a imparare come impugnare la vostra pistola da soft air nella maniera corretta, in modo tale che poi dopo possiate andare a performare in maniera molto superiore quando andate a giocare. Sigla. Ah sì, mi sono tagliato i baffi. So che siete scioccati da questo nuovo look, non vi preoccupate, ricresceranno a breve, ma soprattutto vi ricordo di seguirmi su Instagram, in quanto chi appunto lo fa sapeva già di questa cosa e quindi è rimasto meno scioccato e distrutto emotivamente dal tutto, insomma. In descrizione trovate anche ovviamente il link dell'Instagram del Monopoly e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché ci aiutate a crescere e portarvi contenuto sempre migliore. Finito con le smancerie, passiamo effettivamente al video. Cosa bisogna imparare e come si impugna la pistola. Prima di parlare però direttamente di come si impugna, come si prende in mano, analizziamo perché magari voi usando la pistola rispetto che col fucile avete più difficoltà a colpire il bersaglio. Prima di tutto bisogna tener conto di due fattori principali: la portata della vostra pistola e la precisione della vostra pistola. Con questo cosa voglio dire? Beh, le pistole da soft air in generale hanno molta meno gittata rispetto che un fucile, si aggirano intorno ai 15-20 metri proprio a strecciarle molto, senza parlare di modifiche interne e altro, stiamo sul semplice qui. E ovviamente hanno anche una precisione molto minore rispetto a un fucile, perché quando andate in puntamento e dovete stare così, il movimento e il gioco che ci può essere da dove voi state mirando e quando voi premete il grilletto e dove sta effettivamente puntando la canna è maggiore, quindi la precisione del tiro sarà molto molto minore. Infatti sia nel soft air che nella vita vera imparare a sparare con le pistole è molto più difficile di imparare a sparare con i fucili, in quanto con un fucile abbiamo tutto allineato ed è più facile rimanere appunto in linea retta e grazie al loro peso soprattutto ci è possibile, no, andare a tenerli abbastanza stabili. Il fuoco mi odia. Quindi, coperto questi due punti e capito che con una pistola da soft air le nostre possibilità di ingaggio sono minori e la nostra precisione è più altalenante, se così la possiamo definire, andiamo a capire come possiamo andare a migliorare questa altalenante precisione. Prima di tutto dobbiamo imparare come prendere la pistola, come afferrarla, come posizionare le dita. Questo è molto importante per due aspetti. Uno, vi permette di andare ad allinearvi in maniera più semplice. Due, vi permette di essere più veloci nell'andare in puntamento, in quanto una volta che avete imparato come andare in puntamento diventa molto molto semplice poi dopo andare a trovare appunto l'allineamento con le tacche di mira. E il fuoco continua a perdermi. E poi c'è un terzo punto che forse sono cazzate per alcuni, ma per me è molto importante, ovvero il controllo del rinculo. Cosa intendo dire con controllo del rinculo? Come sapete, quando andiamo a sparare con la pistola a gas, ovviamente non elettrica, ma delle elettriche non ne parlerò, la PP01 non è un buon esempio, quando andremo a sparare il carrello della pistola verrà indietro per poi tornare avanti, giusto? Questo ovviamente provocherà uno sballonzolamento, un contraccolpo, un appunto rinculo della pistola. Quando questo accade noi dobbiamo essere pronti a controbilanciare questo rinculo, altrimenti ovviamente il nostro colpo non andrà dove vogliamo. Questo è un aspetto che tendenzialmente nel soft air si sottovaluta, in quanto tanto spariamo con pistole a bassi joule, tanto comunque il rinculo non è così secco, ma comunque può portare il vostro tiro ad essere impreciso se non lo tenete controllato. Volevo fare un video breve, come al solito vengono di 50 minuti, quindi passiamo oltre un pochino più velocemente. Quindi impugnare correttamente la pistola ci permette di essere più precisi, allinearci più velocemente con le tacche di mira e controllare meglio il rinculo. Andiamo quindi a capire com'è che bisogna impugnarla nella maniera corretta. Ho qui la mia AP01. Cosa facciamo? Con la mano in cui siamo ovviamente più forti, quindi nel mio caso la destra, andiamo a afferrare la pistola in questa maniera. Il dito lo teniamo sempre fuori per scrupolo. Ok, guarda, tolgo l'anticaricatore così YouTube non rompe le scatole. Quindi impariamo a impugnare la pistola. Io ho qui la mia AP01, ma potete farlo principalmente con tutte le pistole, tanto il funzionamento è sempre lo stesso. Andiamo con la destra, nel mio caso perché sono destro, sinistro se siete sinistri, che poi si dice mancini, penso. Afferrate la pistola in questa maniera, le dita si chiudono intorno al grip, il dito rimane fuori e il pollice si mette in questa maniera. Una volta però in questa posizione capite bene che la nostra stabilità non è un granché, anche se ovviamente dobbiamo imparare, possiamo andare a sparare anche in questa maniera. Quindi cosa andremo a fare? Andremo ad aggiungere l'altra mano, quindi la sinistra, per dare sostegno a questa presa. In questo modo, ovvero posizioneremo, dai su,
Andremo. L'altra mano in questa maniera si va a sovrapporre all'altra, aggiungiamo le dita, quelle che sono già sul grip, e poi dopo allineiamo i pollici in questa maniera. Una cosa che sconsiglio è incrociarli, quindi avendo già questo pollice della destra o della sinistra, a seconda che siate destri o mancini, sotto, andarselo a appoggiare sopra. Questo vi porta a ruotare la pistola e non va tanto bene. Potete imparare a sparare anche così, io per un sacco di tempo l'ho fatto quando ero all'inizio, però è più corretto in questa maniera, anche perché vi permette di puntare letteralmente la pistola in maniera più precisa. Quindi questa è la posizione, questa è soprattutto il mio modo di impugnare la pistola. Non l'ho inventato io, ma questo è come io impugno la pistola e come a me piace sparare. Prima che arrivino i soliti intenditori di sta ceppa di mi vengano a dire: guarda che il metodo israeliano dice che praticamente se prendi il silenziatore gli fai fare 4 giri antiorari, 7 giri antiorari e poi vai a sparare, spari un laser che sfonderà tutte le barriere di Al Qaeda. Non mi interessa, se devo essere sincero, questo è come io lo faccio, come io vi dico che lo faccio. Se poi voi volete fare in un altro modo sono affari vostri, non venitemi a scrivere nei commenti guarda che quella tecnica io sto ripetendo. Ok, ho fatto questa premessa apposta perché quest'ultima parte è quella più controversa, in cui molta gente mi romperà le scatole. Una volta che abbiamo imparato a impugnare la pistola e quindi a posizionare le mani correttamente, dovremo andare a portarla fuori, allontanare dal nostro corpo per prendere la mira. Concentriamoci un secondo sulle braccia, come le metto le braccia, come le stendo le braccia. Ci sono 200 scuole di pensiero, a me piace farlo sostanzialmente in due modi: tenendo la pistola vicina al petto, la porto avanti e vado ad allinearmi, quindi sostanzialmente faccio questo, ed è molto più semplice perché ho già le braccia in posizione leggermente girate con i gomiti verso il basso e la trovo subito. Un'altra cosa che io ho fatto per tanto tempo e non mi dispiace più di tanto è tirarla su, ovvero partendo dal basso l'alzo. Questo è sicuramente il metodo meno corretto, meno utilizzato, meno appropriato, ma visto che giochiamo a soft air va bene lo stesso, non vi romperà mai le balle nessuno, a parte la miriade di gente che adesso sta scrivendo ha! Comunque, una volta che siamo ovviamente in puntamento, andiamo a premere il grilletto. Ed è proprio di questo che parleremo nell'ultima parte del video, ovvero come vado a premere il grilletto, perché anche questo può andare a darci dei problemi, delle imprecisioni nel tiro. Quando si parla di come andare a premere il grilletto, le risposte sono due: o diventi pugile o diventi come me. Non ho saputo resistere. Ovvero, o lo andiamo a premere con la punta del dito, quindi il polpastrello, vedete, proprio la punta, e vado a farlo scattare. E questo è sicuramente uno dei modi migliori per andare a sparare, in quanto il dito è alla lunghezza giusta, lo vado a tirare e si preme nella maniera più corretta e più precisa. Un altro modo per andarlo a premere però può essere premerlo con l'intersezione del dito, ovvero tra la prima falange e la seconda. Quindi andate a premere sostanzialmente in questo modo e andate a tirare indietro. Vedete? Non sto premendo così, sto premendo così. Non state premendo quindi così, ma state andando a premere in quella maniera lì. Ah, Red, brutto buffone, quel modo lì è completamente spreciso perché ti porta la mano a girarsi. Già, peccato che se avete le mani molto grosse e non c'è la possibilità di ingrandire più di tanto il grip della pistola, né posteriormente né lateralmente, vi troverete a dover andare a premere il grilletto, come in alcune pistole faccio anch'io, col dito molto fuori. Questo porta la pistola a tiltare lateralmente, al che vi conviene più che altro andarla a premere così, quindi con l'intersezione tra le due dita, perché sarete più precisi. Ovviamente se avete la mano corta non andate a farlo, cioè è tutto un discorso del come arriva il mio dito comodo al grilletto, o dello spazio che avanza o ci arrivo giusto. L'ultima perla con cui vi lascio è quindi: ci sono vari modi di andare a sparare con una pistola, già rispetto a un fucile in cui bene o male le cose sono uguali un po' per tutti. Su una pistola che è molto più complicata da utilizzare e il cui tiro dipende molto di più da come andiamo a sparare, da come poniamo le mani, da come ci sentiamo con le mani in quella determinata posizione, dovete testare voi stessi come vi trovate e come non vi trovate. Ci sono tantissime scuole di pensiero, ci sono tantissimi istruttori e persone che dicono questo e quell'altro, la realtà però come spesso sta nel mezzo. Spesso la realtà è deludente.
ci sono tantissimi istruttori che dicono e fanno cose diverse, quelli che vi ho insegnato io oggi sono quelli che io sinceramente preferisco e se proprio lo vogliamo dire questo è il metodo Red Fox, va bene? Così non è inattaccabile questa cosa, questo è il metodo Red Fox in quanto ognuno si può inventare il suo modo di sparare, come per esempio Polenar Tactics che ha inventato la C-Clamp, una presa di fucile in cui si prende il fucile in questa maniera e si va a controllare meglio il rinculo. È orrenda? Probabilmente sì. Me ne frega qualcosa se loro la usano? Assolutamente no, buon per loro che l'hanno inventata. Bene, quindi questo video non solo vi ho insegnato come sparare, ma vi ho anche insegnato a non rompermi i coglioni. Se poi invece vogliamo discutere di quali possono essere altre tecniche utili qui sotto, in maniera civile, in maniera funzionale all'insegnare e condividere conoscenza, sono molto contento di parlare qui sotto nei commenti. Bene, questo era tutto quello che vi volevo dire. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato un po' di informazioni utili e che aiuteranno il vostro gameplay a crescere fino a diventare incredibilmente croccante e sweet. Vi ricordo di venirci a seguire su Instagram perché pubblichiamo una marea di contenuto, soprattutto adesso che ho ripreso a giocare, vi porterò un sacco di cose interessanti. E soprattutto di controllare il link in descrizione. Troverete infatti il fenomenale link del Monopoly Software Shop, il negozio che rappresento, in cui troverete un sacco di attrezzature da software molto fica. Noi ci vediamo sabato con una nuova incredibile recensione e stay angry! Soprattutto sulle lunghe distanze. Riesci a non pellare tutto così?